Buongiorno, oggi vogliamo risolvere il seguente problema di trigonometria. Precisamente abbiamo una circonferenza di diametro AB uguale a 2 volte R, tracciamo una corda MN perpendicolare ad AB che interseca AB nel punto H e vogliamo determinare l'angolo MOH in modo tale che AH ed HB stiano tra loro come i numeri 7 e 3. Allora, per risolvere questo problema cominciamo ad indicare l'angolo MOH con X. Questo angolo è evidentemente più piccolo di 90 gradi, essendo il triangolo MHO rettangolo in H, e dunque sicuramente questo valore dell'angolo X sarà un numero compreso tra 0 e 90 gradi. Come possiamo risolvere il problema? Cominciamo a trovare la misura del segmentino OH. OH si può trovare ragionando nel triangolo rettangolo MOH rettangolo in H e applicando il primo teorema sui triangoli rettangoli. Precisamente OH è un segmentino, è un cateto precisamente, quindi è uguale all'ipotenusa MO per il coseno dell'angolo adiacente ad OH, chiaramente l'angolo acuto, quindi proprio l'angolo in O, quindi per il coseno dell'angolo in O. Evidentemente questo angolo in O è proprio l'angolo MOH, pertanto possiamo scrivere MO, ma MO è il raggio, e visto che il diametro vale 2 volte R, evidentemente MO vale R, quindi abbiamo R coseno dell'angolo X. A questo punto possiamo calcolare evidentemente BH, perché BH a questo punto è uguale a BO meno OH. BO è ancora una volta il raggio, cioè otteniamo R, il raggio appunto, meno OH che è R coseno X. E qui possiamo mettere senza R, dunque otteniamo R che moltiplica 1 meno il coseno dell'angolo X. A questo punto calcoliamo AH. AH lo possiamo vedere come AO più OH. AO più OH. E siccome O è ancora una volta il raggio, possiamo scrivere R più OH che è R coseno X. E dunque, raccogliendo il fattore comune R, otteniamo 1 più coseno di X. A questo punto, grazie a questi dati, possiamo ricavare l'angolo X risolvendo un'equazione goniometrica. Precisamente la ricaveremo sostituendo questi dati in questa proporzione. E dunque, al posto di H andremo a mettere R coseno, R che moltiplica coseno di X più 1, questo, sta ad HB, che è questo, quindi come R che moltiplica 1 meno coseno di X, sta, quindi questo sta a questo, come 7 sta a 3. Evidentemente per la legge fondamentale delle proporzioni, ovvero che il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei medi, possiamo ricavare la seguente equazione. R che moltiplica coseno di X più 1, il tutto moltiplicato per 3, dovrà essere uguale a 7 che moltiplica R per 1 meno coseno di X. Chiaramente possiamo semplificare R con R in questa equazione e a questo punto la nostra equazione la possiamo riscrivere in una maniera più semplice. Precisamente qui possiamo moltiplicare, dunque otteniamo 3 coseno di X più 3 e qui 7 per 1 7 sarà uguale a 7 meno 7 coseno di X. A questa equazione possiamo sommare i termini simili, pertanto portiamo meno 7 coseno X al primo membro, diventerà 7 coseno X più 3 coseno X, ci darà 10 coseno di X uguale 7 più 3 passa al secondo membro, diventa meno 3. Cioè, in definitiva abbiamo 10 coseno di x uguale a 4, da cui possiamo ricavare coseno di x uguale a 4 decimi. E semplificando la frazione,
otteniamo che coseno di x è uguale a 2 quinti, cioè x è uguale all'arco coseno di 2 quinti. Possiamo calcolare questo valore con una calcolatrice scientifica e vedere che x a questo punto è circa uguale a 66,4 gradi. E qui l'esercizio è finito, dunque l'angolo richiesto, l'angolo x, vale arco coseno di 2 quinti, cioè che è lo stesso, circa 66,4 gradi.